Area Gol in collaborazione con Spea, produzione di macchinari per il collaudo di microchip e schede elettroniche. Samec Automation System Italian Touch. Max Porte, ogni porta un'idea. Eccoci, buonasera, buonasera, ben arrivati all'appuntamento con Area Gol, il venerdì sera su Prima Antenna in diretta 21:30 solo questa sera, perché poi da febbraio tutta la programmazione della prima serata dell'emittente cambia e tutte le trasmissioni inizieranno alle ore 21. Noi venerdì prossimo non saremo in onda perché faremo una sosta, anche noi una sosta tecnica come l'ha fatta oggi la nazionale. Ci ritroveremo il venerdì 11 febbraio a partire dalle ore 21, ma ve lo ricorderemo con il promo e durante il corso della puntata più volte. Allora, niente, eccola qua, la regia ci aiuta già con la grafica. Non sosta appunto del campionato per questo stage tecnico della nazionale, ne parleremo a lungo in questa puntata. Faremo ovviamente un commento a quanto accaduto nell'ultima giornata di campionato, ma parleremo di mercato, perché insomma sono veramente gli ultimi giorni per il mercato e le società si stanno muovendo anche in maniera insomma frettolosa, se vogliamo, proprio per aggiudicarsi gli ultimi colpi e qualcuno i colpacci li ha già fatti e quindi anche di questo parleremo. La squadra è pronta e al completo. Io saluto Maurizio Gallo che questa sera non è qui in regia, ci sta seguendo da casa. Ciao Maurizio, non è in splendida forma, tornerà prestissimo. Ci vediamo l'11 in effetti. Allora, la squadra è al completo. Partiamo da Carlo Bonerba. Ciao Carlo! Ciao Clara, un saluto agli amici a casa e come hai detto tu, insomma, giornate febbrili, Frenetiche per quanto frenetiche. riguarda il mercato, ovviamente, e tu ci darai le ultime notizie. Un po' prima della fine della puntata, se mai anticipiamo e parliamo proprio di mercato, questo extra time che sarà sicuramente incentrato su questo argomento. Tra l'altro, siamo reduci dalla presentazione del libro di Carlo Bonerba, Cronaca di un amore non corrisposto, eccolo qua, proprio questa sera. Si è svolta una presentazione, scusate ragazzi, una presentazione alla Biblioteca Arduino di Moncalieri, molto bella, una Grazie bella Clara. presentazione che è stata moderata da Carlo Saccomando, il vice direttore di Torino Top News, che è stato nostro ospite la settimana scorsa. Alla presenza stiamo vedendo anche le immagini che sono state girate proprio pochissimi minuti fa, se possiamo così dire, la presenza, lo vedete, del sindaco della città di Moncalieri, Montagna, dell'assessore alla cultura, Laura Pompeo, che peraltro hanno seguito fino alla fine la Certo, presentazione infatti siamo del rimasti libro. stupiti, Clara. Veramente molto interessante, molto molto piacevole. Verranno a trovarci, verranno a fare i tifosi, sia il sindaco che l'assessore. E insieme anche ad alcuni degli amici che sono qui questa sera, ma adesso ne parleremo. Quindi, complimenti. Grazie Clara e ringrazio ovviamente Clara Orcieri per essere stata con noi e ha fatto anche l'intervento finale, insomma è stata una bella serata, sono contento perché poi si è parlato del romanzo, Cronaca di un amore non Si è parlato del corrisposto. romanzo, si è parlato dell'amore, dei sentimenti, insomma, si è parlato di tante cose, ma il libro bisogna leggerlo, quindi. Dove lo trovano gli amici che vogliono? Lo trovano nelle migliori librerie, però molto probabilmente su ordinazione, oppure lo possono prendere su Amazon, su Mondadori Store, su Feltrinelli, su Perfetto. Librerie Coop e tutti gli store online. Molto bene. Grazie. Per seguire le vicende di Federico e di Raffaella. Allora, tra poco pronto per fare il punto sul mercato. L'uomo social di Area Gol, il nostro Paolo Oriente. Ciao Paolo. Ciao Clara, ciao agli amici in studio e soprattutto ciao a tutti gli amici a casa che ci seguono.
E come possono seguirci se vogliono mandare dei messaggi? Hanno svariati modi per contattarci, possono farlo sulle nostre pagine social, possono farlo sulle pagine social della trasmissione o in diretta possono interagire con noi al numero di telefono 334 26 36 889. Perfetto, grazie. Torno tra pochissimo perché vedremo anche quali sono le domande che abbiamo postato sulla pagina di Area Gol, ma andiamo subito da Andrea Piazzolla. Ciao Andrea, che... Ciao! Non sei a casa, sei a Siena per motivi di lavoro. Come sta andando? Sta andando bene, sì. Anche se non sono ancora riuscito a vedere bene la città, quindi sabato spero di approfittarne adesso nel weekend. Nel weekend, molto bene. Domani è domenica. Viaggia per Siena e mandaci delle foto. Io adoro Siena. Ve le mando. Allora, grazie comunque per essere qui, rimarrai con noi tutta la sera? Non abbiamo poi... Sì, sempre, sì, perfetto. Tranquilli, come al solito. Due momenti di Area Sport, piccole anticipazioni. Sì, nella prima parte, come ogni settimana, guarderemo risultati e classifiche del campionato di Serie A2 e Serie B di Calcio 5, ricordando sempre che la Serie A invece è in pausa. Mentre nella seconda parte ci concentreremo sugli Australian Open, settimana dedicata infatti al tennis ma anche allo sci alpino con la Coppa del Mondo femminile settimana scorsa, è successo veramente di tutta cortina, ma parleremo anche delle Olimpiadi perché il 4 febbraio iniziano le Olimpiadi di Pechino. Perfetto, a più tardi caro Andrea. Dopo. Ciao. Allora. Ciao. Sono proprio felice di averlo qui perché non ci vedevamo da tantissimo tempo, ma è stato tra i protagonisti della trasmissione sportiva questa, ma anche quella che conducevo a Telestudio, e quindi è veramente bello ritrovarti. Mel Menzio, il direttore del mercoledì, questo settimanale. Con una presentazione così stupenda. È sempre settimanale, il mercoledì non è cambiato niente nel frattempo. No. Si occupa dell'area sud, se vogliamo, no? Della città, quindi Nichelino, Moncalieri, Carmagnola tutta l'area poi fino al Chierese. Esatto. Quindi sostanzialmente ai confini dell'area pinerolese, dell'area cuneese e dell'area chierese. Quindi tifoso, tutto questo bacino. Granata. Simpatizzante Granata. Ah, mi sono sospeso da tifoso. Ti sei sospeso? Sì. Dopo ci devi spiegare perché, certo. Allora. No, perché ti ricordo come tifoso, non come simpatizzante. Più tifoso che simpatizzante, dai. Simpatizzante. Ah, allora dopo spiego. Curiosissimo di sapere perché e contro chi. Contro nessuno. Va bene. Sostanzialmente. Grazie per essere qui. Svelerò. Alessandro, riusciamo a vedere il sito del mercoledì? O l'abbiamo già visto e io non me ne sono accorta? No, ce la facciamo adesso o adesso? Ah, molto bene. Eccolo qua, il mercoledì. Che emozione. Che emozione, eh? Ovviamente il mercoledì in edicola. In edicola, tutti i mercoledì. Tutti i mercoledì. In 60 edicole e ovviamente un grande numero di abbonati che sono invece i miei fedelissimi, per i quali, come dire, continuo da 26 anni ad informare su questo territorio. Storico direttore, tu sei anche storico. Il coordinatore editoriale del gruppo Torino Top News, esattamente. Il Valore Italiano. E poi giochi anche con Serino Rampanti, perché vi fate una bella trasmissione su Facebook. Al mercoledì, ogni settimana. E pensa all'assurdo, mercoledì alle 18.30. I due meno social del mondo che hai fanno capito? Una trasmissione social. Hai capito, veramente... Per la verità sono io in assoluto. No, allora diventi un trio come i Re Magi. Serino Rampanti è tornato a trovarci. Ciao, io sono simpatizzante ma anche tifoso. Le tue entrambe le figure, sì. Ovviamente del Toro, ovviamente. Ci ricordi il nome della trasmissione?
Calcio in faccia. Calcio in faccia. Nome ideato da Mel Menzio. Diretto proprio. Diretto, sì. Perché ha elementi di grande trasgressione. Bene, quindi da seguire tutti da i mercoledì alle 18.30, diretta Facebook, Calcio in faccia, Serino Rampanti, Mel Menzio, e poi invitato ovviamente ogni settimana. No, ci sono fissi, ci sono Claudio Onofri. Non importa, poi me lo dici. E poi a volte un giornalista di Genova, Jesse. E poi a volte Jesse Adamoli, e poi qualche volta invitiamo anche un ospite, insomma. Perfetto. Invece di essere in quattro siamo in cinque. Perché questi di Genova? Perché parliamo del Toro e del Genova in particolare. Sì. Bravi, molto attivi questi ragazzi. Parliamo della bassa classifica noi, sostanzialmente. Quindi essere sostanzialmente critici è facile. Ma l'avete invitato l'avvocato Foti? L'avvocato Foti non l'abbiamo ancora invitato, ma però da stasera... Se ci dà disponibilità lo invitiamo senz'altro. Se riusciamo a pagargli l'ingaggio, sì. Dobbiamo metterci d'accordo. Serino Rampanti, da quanti anni non mi inviti più? Mi hai invitato 20 anni fa, mi pare. No, ma abbiamo cominciato appena qualche puntata fa. Allora era un'altra trasmissione, c'eri sempre. No, no. Io l'unica trasmissione che vado è vengo da Clara. Ma tu neghi di avermi invitato comunque in un'occasione. Oramai sei più di là. L'avvocato Foti si sta confondendo. E va bene, andiamo avanti. Comunque di sicuro inviteremo forse. Clara. Era Fossati forse. Clara, la prossima trasmissione, visto che sei in pausa qui. No, potrei essere presente. Poi sono curiosa di io credo no, che io mi credo ragazzi di regia posso dire risolvere cosa... un problema, scusatemi, devo togliere la giacca, ma non per perché sto creando un problema tecnico alla regia, anche... quindi lo risolviamo in questo modo, va bene? Pure anche il resto tanto ma, avvocato su via. Grazie, chiedo scusa. Allora andiamo avanti. No, scusa, dopo aver sentito hai già fatto una figuraccia, vuoi continuare? Moncalieri, Carmagnola? Sì. Allora sì. Da anni, eccolo. Dico, variando tono, ma quando è che scappiamo insieme? E lei, sempre fisso, quando mi proporrà una destinazione... No. Mitica. Sta facendo tutto da solo? Ho proposto l'ultima volta, neanche a fare la posta, Nichelino... Moncalieri, Carmagnola. La portavi nel paradiso. In paradiso. Abbiamo avuto qualcosa prima della trasmissione, un aperitivo, un bicchiere di vino. Mi fa così per disprezzo, ma sono mete esotiche queste. Ma certo. Fa tutto da solo l'avvocato Foti, questa sera non lo ferma più nessuno. Avvocato, lo fermo io andando avanti con la presentazione della squadra. Certo, Enrico Heimann. Ciao Enrico. Oh, ciao. Il primo giro è un po' frammentato no, stasera. No, ma soprattutto quando viene poi interrotto sì, in questo modo dall'avvocato Saranno i colpi di mercato che hanno mosso un po' non soltanto le acque del calcio, ma anche lo spirito di alcuni nostri partecipanti qui. Ecco. Può essere, andiamo avanti. Sì, no, vabbè, insomma, questo è... Per il resto... Tutto bene. Benino. Come perché sempre, se, l'uomo del Benino. Se uno ha 30-40 anni vuol dire vado bene, se ne ha il doppio di questi dei 40, si può dire Benino e non di più. Sì, ecco, sei fantastico. Con garbo. Salutiamo... Se invece uno è portato a... autolodarsi eccetera eccetera, allora può dire quello che vuole, tanto non gli crede nessuno. Ecco. Hai ragione. Salutiamo l'avvocato Francesco Paolicelli, come va? Buonasera Francesco, a tutti. Tutto bene? Bene, grazie. Sempre tutto meglio? Bene. Sì, sì, sì. Perfetto. Sì, sì, sì. Contento dei movimenti di mercato della Juventus? Hai la tua da dire. Dobbiamo rispondere, siamo in debito nei confronti di un nostro telespettatore che la settimana scorsa ci aveva fatto una domanda sulla Salernitana, questa sera rispondiamo, non l'abbiamo fatto in tempo settimana scorsa, ma questa sera non dimenticheremo. Ha fatto un grande acquisto la Salernitana oggi. Ha fatto, si sta muovendo molto. L'avvocato Antonio Foti si è già praticamente presentato da solo, buonasera avvocato. Assomiglio molto ma non sono lui. A chi? All'avvocato.
Va bene. Un saluto, è tornato a trovarci il colonnello Marco Pastore, tifoso del Napoli. Grazie, bravo. Profitto, approfitto per dire che innanzitutto mentre loro sono simpatizzanti tendenti al tifoso, io sono tifoso tendente al malato del Napoli. E poi volevo dire che, non so perché non l'hai detto Francesco, perché sulla scia della trasmissione che Serino ha fatto di mercoledì Calcio in Faccia, anche io e Paolicelli domenica sera faremo una trasmissione che si chiama La testata in bocca, siamo i due protagonisti. Siamo cugini. Sì, cugini, sì. Se volete poi facciamo un derby. Bellissimo. Tutto bene Marco? Bene, sì. bene. Bentrovati, un po' di tempo che non era un po' di tempo. Andiamo avanti, un altro Marco in puntata, ma è Marco Crepaldi, redattore di Bizzona.it, tifoso dell'Inter. Ciao Clara, buonasera a tutti. Tutto bene? Benissimo. Come dice un mio amico, come potrebbe andar male? Certo, come potrebbe andare. Senti, prima, perché poi rischiamo di dimenticarci, sì. Noi dobbiamo fare gli auguri a due meravigliose donne che fanno parte della tua vita e che hanno compiuto gli anni. Sì, fallo tu. Ti ringrazio, faccio tanti auguri a Daniela, la mia compagna, e a mia madre, che anche lei ieri ha fatto gli anni, quindi colgo l'occasione per fare ad entrambe tantissimi auguri. Allora, Daniele, a mamma Rosaria. Giusto. Buon compleanno, auguri anche da tutta la squadra di Area Gol. Auguri. Grazie. Auguri. Centro Palo Oriente. Allora, Sebastiano Consentino, come stai, molto Seba? Bene. Molto bene, Clara, buonasera a tutti. Difende ovviamente i colori granata, ricordiamolo. Qualora qualcuno l'avesse dimenticato. Io fossi in te direi chi non li difende. Io direi che... perché per il resto sono tutti che difendono i colori granata. Rispetto ai tifosi o quelli che si proclamano come me, che mi stupisce veramente, simpatizzanti. E deve essere successo qualcosa. Io sono di fede granata. Deve essere successo qualcosa, ma... approfondiremo ovviamente. Alla luce degli acquisti stanno facendo gli scaramantici. E tu negano. Allora, devi sempre ringraziare al cornetto regalato rotto e rosso. Sì. Chi dimentica? Cosa c'è, avvocato? Chiamo te Simone, l'amico generale di brigata. Smontare lo studio. No, bisogna che la telecamera inquadri dalla cintola in giù. La telecamera rimane lì. Ma lo sa che le sue sembianze dalla cintola in giù mostrano. Aia, avvocato, ascolta, dai, lei è avvocato. Davvero? Ma gambe abbronzate? No, veramente? Sì. È vero o no? Cioè, non andiamo più avanti. Ma no, proprio oramai. Fino all'inizio dello stivale. Dai. Allora. Meno male. È vero o no? Sì. No, non c'è, questa sera l'avvocato non c'è. Allora, torno da Paolo Oriente, perché parliamo di social e delle domande che abbiamo rivolto agli amici che ci seguono da casa. Ok, agli amici a casa abbiamo chiesto, qualificazioni Qatar, Mancini si affida al genio e alla sregolatezza di Mario del Qatar. Qatar, da dire qualcosa Francesco, per favore. Qatar, no. Ma perché non torni a Qatar? Mancini, voglio figurare. Voglio morire. Cioè, il Qatar. Cioè, non lo so, ma siete, ma per favore. No, non lo so. No, cosa ci fai qua? Non ho ancora capito. Andiamo avanti. Clara, mi rendono il mio lavoro molto difficile, specialmente Paolicelli. Il mio lavoro adesso. Andiamo avanti. Comunque, allora, non puoi fare una grazia a tutti quanti e ce lo togli da davanti? Allora, se Paolicelli mi permette di andare avanti, qualificazione al mondiale. Qualificazione al mondiale. Mancini si affida al genio e alla sregolatezza di Mario Balotelli. Voi cosa ne pensate? O è Balotelli? Prima domanda, Balotelli. Seconda domanda, la Juve prende Vlahovic. Vlahovic. Sarà sufficiente per vincere la tanta attesa Champions? La vincete, Francesco? Dai che la vincete quest'anno. Infine, Toro in entrata, Fares, Pellegri, Ricci, Gatti e Sec. In uscita, Rincon, Baselli e Verdi. Che voto dare al mercato di Cairo?
tantissime, bene, tantissime, tantissime ovviamente le risposte che abbiamo ricevuto e stiamo ricevendo. Scusa, non è che uno vuol mettere proprio il coltello dentro la piaga e continuarlo a girare. Però si dice Fares, non Fares, perché ma Fares ascolta, può essere ma, latinos. Ma ascolta, ma tu lo sai personalmente, sei andato da sua mamma, ma non ho capito. Allora, l'hai battezzato. Ma Alessandro, adesso imparare a memoria il numero, qua, devi vieni imparare qua, a vieni qua. Vi ricordate che settimana scorsa abbiamo fatto fare alla nostra squadra Fares il pronostico di Milan-Juventus? Vediamo insieme. Vince facilissimo la Juve 3-0, forse anche 4. Uguale, vince la Juve 3-0. Metterei gol, cioè, segnare può segnare una squadra e anche l'altra. Francesco, niente. Dimenticati Carlo di me. Vince la Juve, annullano due gol a Messias. Milan-Juventus. Non sono interessato. Va bene. Andrea. 3-1 per la Juve. Con un Milan così in calo, la Juve vince alla grande. 3-4-0. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Pareggio 2-2. Così è andata. Così è andata. All'allergia. Io col caro filattiera avevo scommesso e ho vinto perché io avevo detto che sarebbe finita 0-0. Chiedi conferma al filattiero. Ma fuori onda. Fuori onda. Fuori onda. Fuori onda. Sì, sì. Ragazzi, pronti? Andiamo da Beppe Gandolfo. Calcio d'inizio di questa puntata unico. E visto che appunto non c'è campionato, ancora una volta lo farò più volte nel corso della puntata, ricordo che la prossima settimana, il 4 febbraio, non saremo in onda, sosta tecnica anche per noi, ci ritroveremo l'11 di febbraio, sempre venerdì, a partire dalle ore 21. Grazie regia, andiamo da Beppe Gandolfo, calcio d'inizio di questa puntata di Area Gol. Ciao Clara, un saluto ai tuoi ospiti in studio e come sempre un abbraccio caloroso a tutti gli amici telespettatori da casa. Fermo il campionato per uno stage della nazionale e allora concentriamoci un attimo con particolare proprio sulla nazionale di Mancini. Sappiamo quanto dopo la vittoria agli europei la situazione sia andata un po' ingarbugliandosi, siamo agli spareggi per poter andare ai mondiali. Una serie di infortuni importanti, Mancini chiama per questo stage Balotelli. Ne abbiamo parlato quante volte in trasmissione di Balotelli. Le doti fisiche, calcistiche, nessuno le discute. E tutto il resto che è in discussione. Allora mi domando se dopo tanti anni siamo ancora qui ad affidarci a Balotelli, vuol dire che il sistema calcio in Italia non funziona, vuol dire che non è stato in grado in questi anni di tirar fuori qualche altro attaccante, qualche altro calciatore davvero di ruolo, davvero che possa cambiare le sorti di questa nazionale. Speravamo appunto nell'era Mancini, abbiamo visto come è finita dopo gli europei, adesso torniamo ad appellarci a Balotelli, ma quante volte, quante squadre di club hanno fatto questa scelta di aggrapparsi a Balotelli con risultati poi davvero davvero deludenti. Staremo a vedere, adesso sta lavorando con Mancini, un allenatore che l'ha già avuto proprio come mister, magari lo capisce di più, però è una pagina che a me personalmente non piace, una pagina già sentita, già un déjà vu. Balotelli in nazionale di nuovo dopo tanti anni, dopo tante delusioni. Vabbè, torniamo alle vicende invece del nostro calcio, il calcio torinese, e qui non possiamo non concentrarci sul coup de théâtre, sul colpo di mercato messo a segno dalla Juventus in pochissime ore, in pochissimi giorni. Dusan Vlahovic arriva alla corte di Allegri. Vlahovic è in questo momento l'attaccante più forte che c'è nel campionato italiano, non soltanto perché è in testa alla classifica dei capocannonieri, ma perché davvero ha cambiato in questi due anni le sorti della viola, della formazione fiorentina. Cosa farà nella Juventus? Beh, certamente non potrà non fare bene, è un fuoriclasse, è davvero
un centravanti di sfondamento, è quel tipo di attaccante che serviva proprio alla squadra di Allegri, il verticalizzatore, colui sul quale far convergere tutto il gioco della squadra. E allora, come già in tanti hanno detto, attenzione, attenzione alla primavera, perché come sempre in primavera esplodono le squadre di Massimiliano Allegri. I risultati stanno arrivando, anche se l'ultima contro il Milan, che è stato poi un deludentissimo pareggio in cui ha vinto soltanto la noia, ma la Juventus sta arrivando, e è arrivato Dusan Vlahovic, e quindi è tutto da scoprire la Juventus dei prossimi mesi, a partire dal campionato, dove forse per lo scudetto ormai è tagliata fuori, ma certamente un posto in Champions ce l'ha e può conquistarlo davvero sul campo, e la Champions League. Allora lì sì che si vedrà se Vlahovic è in grado o meno di fare la differenza. Per quel che riguarda il Toro, come al solito il mercato è molto molto più ridotto, però alcune considerazioni vanno fatte. Anzitutto il puntare sui giovani. È stato preso Pellegri, attaccante del Milan, del Monaco, via dicendo, come ha definito la settimana scorsa il nostro caro amico Ayman, è un affare di famiglia, nel senso che Pellegri, il papà di Pellegri, è il team manager del Torino, quindi arriva alla corte di Juric un ragazzo molto giovane, un attaccante dalle belle speranze che negli ultimi anni, causa infortuni vari, era rimasto un po' al palo. Poi è arrivato Ricci, centrocampista dell'Empoli, di grande prospettiva, già nel giro della nazionale. Poi dovrebbe arrivare, forse adesso, forse a giugno, Gatti, difensore del Frosinone, ma tutti ragazzi giovani, quelli che vuole Juric. Ecco, rispetto al passato, rispetto agli acquisti dell'ultimo minuto, ricordo delle pagine di gennaio davvero disastrose dell'era Cairo, da Mauria, Maxi Lopez, veramente delle pagine scandalose, adesso c'è una sorta di progetto, c'è una sorta di inquadratura del progetto Juric. Scusate il gioco di parole, ma proprio perché, scusate la ripetizione, proprio perché Juric ha detto: voglio dei giovani da plasmare e da lanciare. Ricci, Gatti, Pellegri appartengono a questa categoria. Soprattutto Pellegri, tutti si augurano che sia un buon acquisto già subito, sull'immediato, perché abbiamo visto contro il Sassuolo, lo diceva bene l'avvocato Foti, questa squadra manca di penetrazione, nel senso che 17, 18, 20 palle gol, dominato in tutti i sensi, il Sassuolo ha una palla gol ed è 1-1. Forse anche complice una non brillante prestazione nell'unico intervento che era chiamato a fare del portiere Milinkovic-Savic, ma sta di fatto che il Torino manca di qualcosa lì davanti, perché non puoi creare 20 palle gol e poi realizzarne soltanto una. Ti arriva il pareggio. Staremo a vedere. Quindi Balotelli, Vlahovic, Pellegri, tre attaccanti, tre argomenti per la vostra discussione. Buon dibattito a tutti. Grazie a Beppe Gandolfo. Io ricordo subito Un anno in Piemonte, NC Communication, la casa editrice, peraltro anche nostro sponsor. Eccolo qui. Grazie. C'è la pausa pubblicitaria. Ci vediamo fra pochissimo. Come avete visto, gli argomenti sono proprio tanti. Giovani di belle speranze, eccoci nuovamente insieme a Area Gol. Questa è una delle prime grafiche firmate da Stefano Schiavinato, dedicata al Torino ovviamente, e proprio per quanto riguarda questo argomento l'avvocato Foti si è prenotato ancora prima della pausa pubblicitaria. A lei. Ricordando a tutti quelli che non l'abbiano mai letto né sentito, dubito, Giampaolo Mezzano continua giustamente a sostenere che il vero tifoso del Torino non gode quando il Torino vince, ma quando perde la Juve. E quindi io non posso che augurare alla Juve che Vlahovic renda quanto ha reso nella Fiorentina contro il Torino qualche settimana fa. No, ma veramente cioè, zero. Se questo è un capocannoniere, ditelo voi. Tu che sai tutto
Ma di qualche cosa in proposito. Ha segnato 17 gol sì, con Immobile in 20 partite, perché non 21 perché io l'ho visto giocare con Torino e mi è parso che avevate una bella squadra Serino nel Moncalieri, mi è parso che forse nel Moncalieri riuscirebbe a rendere meglio. Ma non so, nel Moncalieri è passato anche Messias, ma non che mi, ecco, che il Torino poteva prendere, sarebbe stato un grande affare, un ottimo giocatore. Beh, senza comunque questo è l'augurio. È andato al Milan dopo aver girato tutta partita di tutta la squadra della Fiorentina. Però io invece, al contrario di tanti, dico che quello è un bel acquisto per la Juventus. La Juventus ha ragionato in questo modo: se non arriviamo nelle prime quattro in Coppa Campioni perdiamo 50 milioni, ci conviene spendere qualche decina di milioni per questo giocatore che ci porta in Champions e ce l'abbiamo anche per i prossimi anni. Questo è stato il ragionamento. Se loro vanno in Champions hanno vinto il loro calcio, perché hanno speso prima per prenderli dopo e per averlo negli anni successivi. Quindi è un ragionamento giusto che ha fatto. Ma allora scusami, spiegatemi voi, che sembrerebbe, ve ne intendete più di me, come sia possibile che un campione di questo livello in una intera partita. Ma sì. Una, avvocato. Sì, ma intera partita. Può capitare che in una udienza un avvocato come lei possa non essere in condizione, possa non essere in forma. Può capitare. Impossibile. Hai risposto per lui. Sebastiano, tu hai la risposta per... Non andare bene. La Fiorentina che mese fa ha perso a Torino 4-0. La partita. Ragazzi, non accavallatevi. La partita a cui ti riferisci, Nino, non dimenticare che la marcatura c'era Bremer. Quindi, sì. Voglio dire, è... Gli ha fatto una marcatura eccellente. Poi, come dice Serino, la Fiorentina non è scesa in campo in quella partita, diciamolo pure. Ecco. Quindi noi abbiamo fatto il bene e il cattivo tempo, abbiamo giocato bene, però la Fiorentina non c'era quella giornata lì. Lo so, però allora io ho sentito tutti quelli che si chiamano tifosi del Torino, che erano esaltati, andavano in zona UEFA dopo la partita con la Fiorentina. Allora, il Torino ha giocato una grande partita. No, oppure ha giocato contro diciamo il Moncalieri, come diceva l'avvocato Foti. Ma noi abbiamo giocato bene comunque. Però la marcatura assoluta di Bremer ha fatto sì che il giocatore non ha toccato palla. Gli arrivavano pochi palloni in quella partita, perché la Fiorentina era ancora in vacanza, nelle feste di Natale. Bremer sempre in anticipo, quindi questa è la Bremer è bravissimo, il migliore stopper che c'è, il miglior difensore che c'è in Europa, Bremer, in questo momento. Non so se ci sono... farfalle che parlano che va al Napoli, non so, magari in questo caso sarebbe poi il nostro amico Marco che ne godrebbe della simpatia e del valore di questo giocatore. Marco? Abbiamo già dato Maksimović, sono tutti contenti. Beh, questo è un giocatore diverso, Maksimović, un'altra categoria. L'acquisto della Juve, no, mi ha incuriosito questo investimento, perché da poco la Juve ha fatto la seconda ricapitalizzazione, l'anno scorso credo, forse Enrico lo sa meglio di me, 210 milioni in rosso, sì. E è stato ricapitalizzato di 400 milioni circa, e di questi 400 milioni 80 milioni erano destinati agli investimenti, 80 milioni spesi nella totalità in questo acquisto, quindi si è bruciato tutto il tesoretto degli acquisti. Ora, un ragazzo di 22 anni, per carità, brillante, 1,90 m, l'anno scorso ha fatto una quarantina di gol tra tutte le competizioni, credo quest'anno 21 tra la Coppa, 17 più 4, il capocannoniere alla pari con Immobile. Però è un ragazzo di 22 anni che sta entrando carico di responsabilità in un modulo di gioco che mal si concilia con quello che fino ad oggi gli ha consentito di emergere e di fare una valangata di gol e di ergersi a paladino della giustizia della Fiorentina. La Juve, se per caso non dovesse entrare in Coppa dei Campioni, entrare in Coppa dei Campioni significa o al posto dell'Atalanta, che già sta facendo un grande campionato e sappiamo perfettamente che in primavera esplode, o al posto del Napoli, che sappiamo che a fine campionato
è morto. O al posto del Milan, perché non credo che l'Inter sia abbastanza in discussione. Se dovesse fallire questo obiettivo, sarebbe da un punto di vista finanziario il terzo fallimento consecutivo. Higuaín, operazione negativa per la Juve, che probabilmente non molto virtuosa, non molto virtuosa dal punto di vista finanziario, no? Beh, però non sono d'accordo perché ha vinto scudetti. Ronaldo, dal punto di vista finanziario e anche di risultati, non è che sia stata chissà che sì, però c'è stato il Covid, quello ha inciso parecchio. Ronaldo ha pagato il Covid. No, però. E poi però, voi. Ma voi non state considerando poi le sfumature che non vengono mai fuori. Le sfumature sono poi fondamentalmente le modalità di pagamento. La Juve aveva stanziato 70 milioni da spendere in 3 anni. La Juve pagherà questi 91 milioni, perché alla fin fine il costo effettivo è 91 milioni in 3 anni. No, 81. No, 91 no, perché ci sono gli 11 milioni di euro 70. E poi c'è il riconoscimento nei confronti del Partizan e della Fiorentina del fondo di solidarietà, perciò ci sono altri 3,5 milioni. Il costo totale, l'ha detto Sky oggi, è 91 milioni di euro. 91 e 6 divisi in 3 anni, ripartiti però in 3 annualità di bilancio, non tirati fuori tutti adesso. E Chiesa è stata la stessa identica cosa in 5 annualità di bilancio. Perciò da questo punto di vista la Juve 70 li ha presi dalla prima parte della Champions League e una parte li ha messi via. Ha sanato il suo bilancio con l'aumento di capitale, fondamentalmente i soldi ce li aveva. Ecco il motivo per il quale ha fatto un investimento di questo genere. Quello che a me fa ridere in tutto questo, se mi permettete, è l'uscita di Commisso e il comportamento della Fiorentina. Il grande americano, che invece di fare l'americano in America lo sta facendo in Italia, si è portato a casa con soli 2 giocatori la bellezza di 150 milioni di euro. 2 giocatori. L'Atalanta con 4-5, se non vado errato, era arrivata a 210. Cioè, lamentarsi, puntare il dito, fare il prepotente, attaccare, ma in che senso? Cioè, qual è il significato di questo atteggiamento? Vabbè, da qualche parte si vorrà salvare con i tifosi. E cosa devo contestualizzare? Devi contestualizzare che cosa aveva detto Commisso sulla Juve. No, ma non ho bisogno di contestualizzarlo. Commisso c'era sempre con la Juventus, però dalla Juventus è messo in saccoccia 150 milioni di euro. Vabbè, ma da qualche parte deve far finta che gli dispiace. Più che Commisso c'erano i fiorentini, che è un'altra storia. Dimentichiamo un attimo. No, 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 Commisso ha fatto una dichiarazione un mese fa molto grave. Cavallatemi, allora, perché a casa ce lo stanno scrivendo, non capiscono nulla. E ha preso i soldi di Vlahovic, li ha presi tutti e due lui, perché i Della Valle avevano promesso, ma poi hanno venduto prima che lui che riuscissero a cederlo alla Juventus. Ora, lamentarsi in una situazione come questa, io sinceramente mi farei una fossa e starei zitto. Francesco nel Menzio non intendeva quello, diceva ce l'hanno i tifosi della Fiorentina contro la Juve, non Commisso. Però forse nel Menzio non si ricorda che Commisso proprio 1 mese e mezzo fa ha attaccato duramente. Ma l'ha fatto la scorsa settimana? 2 settimane fa. Due settimane fa. Ha attaccato Agnelli. L'ha fatto perché i tifosi lo aggredivano. Non è che a Commisso frega della Juve. L'ha definito nel suo inglese un po' maccheronico, perché lui è originario di Gioiosa Ionica. Ecco, profondo sud, io non c'ho nulla contro i meridionali, ma profondo sud. Vabbè, andiamo in America. Cosa bisogna dire? Se no è tutta ipocrisia. Ha definito John El Clarem, che sano for bitch, che significa figlio della mignotta in inglese. Questo è. Poi gli ha venduto il giocatore lo stesso. Cioè non è che si sia sbagliato tanto, adesso è ragazzi, quando parliamo di 91 milioni, di 96 per ma dimentichiamo che è arrivato Vlahovic, manderà via qualcun altro. Però quel che sembra è che qualcun altro andrà in prestito.
adesso. Aspettiamo, poi a giugno vedremo che cosa quindi capita. Magari non sono 20, però magari sono solo 40 divisi in tre fasi. Mi sembra che i tuoi ospiti, forse a parte Rampanti, un attimo, Serino, scusa. Mi sembra che i tuoi ospiti, forse a parte Rampanti, ex grande calciatore, non conoscano bene il serbo. Tra 2 o 3 anni Vlahovic sarà il centravanti del Real Madrid, dice questo nostro telespettatore. Caro colonnello Pastore, ne vorrei tanti di problemi. Come un attimo, ragazzi, state bravi. Caro colonnello Pastore, dice Ezio, ne vorrei tanti di problemi come Higuain e CR7. Contento lui. Allora, avvocato, sì. Secondo me Sebastiano, come sempre, ha ragione. Bremer ha bloccato questo Vlahovic. Vi ricordo Claudio Gentile, non dovrei. In Spagna nell'82 ha annullato Maradona, o no? Sì, e quindi sono convinto che in qualunque agone, poi mi spiegherai Paoligente quando trovi il tempo per lavorare, visto che conosci tutti questi dati, ci vogliono ore per acquisirli, che riguardano questa squadretta. Basterebbe solo, a differenza tua, stare un pochettino più accorti e attenti a quello che si ascolta. Ma tu oramai sei passato dall'altra sponda. Io sono stato attentissimo. E non hai ascoltato, non ascolti che più. Mi sono chiesto, ma tu la pagnotta quando te la guadagni? La Juve ti passa un quid per dedicare tutto questo tempo a faccenze inutili? No, ma perché sai quello quella, che conta, caro, quella è la passione che tu che non conta, puoi avere per quella squadretta. Quello che conta è l'impegno in qualunque attività della vita, quindi la maggior ragione nello sport. Quindi se basta Bremer per annullare Vlahovic ed è bastato Gentile, ma è andata bene a Bremer, ma Biandoni, ma cosa stai dicendo? Adesso alla prossima al prossimo derby si sta togliendo la scarpa, lo vediamo al derby. Adesso al prossimo derby vediamo se non lo fermo. Mai lanciata, però mi deve anche dare atto. E allora, o gliela lancia una volta o la smette di fare finta. Cioè, oggi scappa decidiamo. Morto, sennò... questa è istigazione. No, scusa. È una noia, no? O la lancia. Ha questo atteggiamento minaccioso. Non è andata così. Nel 4-0 di Torino Fiorentina, il Torino ha giocato una gran partita, forse la migliore della stagione. Chi sinora. L'ultima. No, non ho capito. Torino ha giocato una gran partita. Stata presa, ma non è il risultato 4-0 non è venuto dal fatto che il signor Bremer, che è un ma è fuori dal tema, abbia hai annullato detto una cosa che Vlahovic, è condivido, ma è fuori dal tema. Ha giocato il Torino e non la Viola e non la Fiorentina, questo è il fuori punto. Dal tema, io parlo. Avvocato, se parla senza microfono non la sente nessuno. Cosa quindi, pensavi ti fosse caduto per favore il naso? Cioè, sì. Io parlo dei grandi sistemi, è inutile devolvere la cassa intera o metà o un quarto, comunque una grande cifra, contando sulla presunta classe, conta l'impegno, ragazzi. Ma che te ne frega a te? Sì. Mica sono soldi tuoi. No, ma avvocato, se uno non io sa giocare, felicissimo. Può impegnarsi tutto fino alla morte, non combinerà mai nulla. Pensa se te ne fa 4 al derby. Poi ridiamo qua in trasmissione. Allora, sono tanti messaggi. Un attimo. Marco, cosa volevi aggiungere? E Paolo, preparati su Vlahovic. Pensavo, lo sai parlare del Toro, è l'avvocato Foti. Ecco perché. Alessandro, me la fai vedere la grafica? Quella. No, la grafica di Schiavinato relativa all'arrivo di Vlahovic. Eccolo qua. Non si può vedere. Eccola qua, alla corte di Re Max. Grazie. Dobbiamo iniziare a fare gli auguri. Sì, intanto oggi è il suo compleanno, è stata la giornata di Vlahovic a Torino, è arrivato prestissimo, le visite mediche al Jay Medical, gli tifosi che lo aspettavano. Insomma, nel giorno del suo compleanno. È arrivato molto presto. È arrivato in aereo. Sì, ma molto molto presto rispetto a... È andato al allo studio medico della Juventus. Ecco, stiamo vedendo. Queste vediamo le riprese di Paolo Oriente. Grazie alla nostra regia. L'acquisto di Vlahovic, per quanto importante sia, oltre che oneroso, non è una garanzia assoluta che alla Juventus possa andare in Champions. Non è una garanzia. Deve inserirsi in una squadra nuova, che ha un gioco meno corale, se vogliamo, comunque meno efficace di certe giornate della Fiorentina. Squadra che giocava per lui, sinora ha giocato per lui, e questo ha fatto un sacco di gol. Nella Juventus invece dovrà
tirare anche lui la carretta, e quindi cambia la preposizione tecnica. Di Vlahovic la Juventus rispetto alla Fiorentina. Giornate per seguire. Sarà compito di Allegri. Sì, Allegri si fa, ogni tanto presenta formazioni surreali che allora, poi aggiusta nel secondo tempo. Non Allegri. Discutere con Serino di Allegri, per favore. Ah, ma non accettare il contraddittorio. No, non è che c'è il contraddittorio. Proprio, intanto lo difenderà sempre. No, Serino, tra l'altro, ha delle opinioni, per quanto qualificatissime, profondamente diverse dalle mie. Potrei citare degli episodi, bene, di casi. È bene che siate... Che siete soggetti, qua insieme, proprio per questo motivo, Marco e Sebastiano. Mi riaggancio, io purtroppo sono un romantico e quello che dirò probabilmente romantico e sono un passionale napoletano, e quindi determinati discorsi di natura strettamente economica e finanziaria non li riesco non a... Piacciono. Non mi piacciono, no. Ma l'hai fatto prima. Ma l'hai fatto tu che sei messo a guardare i conti a Juve. No, perché è proprio sconsiderata la cifra, no, che spende la Juve rispetto a tutte le altre squadre. Vabbè, ci sta. Voglio parlare un attimo solo di Insigne, che pure lui se n'è andato per soldi, no? E se ne andrà perché se, sta se ne andrà, stagione. Se ne andrà per soldi. E proprio lo svilimento proprio massimo. Perché? Velocissimo. Quando... Parlo sempre del grande Diego Armando Maradona. Una delle cose che mi ha colpito quando è morta è stato un meme: data di nascita 30 ottobre 1960, morte infinito, il simbolo. Ora, ci sono dei calciatori che potrebbero avere una sorta di immortalità simbolica in determinate squadre, perché lasciano il cuore, no? Totti ne è un esempio. Insigne non è questo campione straordinario, avrà guadagnato un po' di milioncini, c'ha 31 anni, e per qualche soldino perderà questa sorta di immortalità simbolica, che calciatori invece che hanno trascorso una cifra, no? E qui abbiamo avuto ospiti, calciatori del Torino, che sono ancora osannati, amati, e dimenticheremo... Sì. Ma non è qualche soldino però, Marco? Sì, sono soldi. No, non è qualche soldino. Sono tanti. Sono 40 milioni. Ma che differenza fa uno ma che ne guadagnati già fa? 50? Quando te li spendi 100 milioni? Fammi capire qual è la differenza dall'andare da un giocatore e proporgli un ribasso del proprio stipendio. Perché parli unilateralmente? No, ma tu devi parlare in modo bilaterale, cioè io, Napoli, alla luce di quello che stai dicendo tu, voglio tenerti. Allora, a fronte di questo, ti faccio una proposta diversa. Sì, ragazzi, andate. Buffon, che è stato una vita nella Juventus, poteva rimanere fino alla fine? E avrebbe probabilmente lasciato un solco più forte? Perché cosa? Rimettersi in gioco e fare tutta una serie. E allora ti faccio lo stesso passo. Le bandiere. Fai un passo indietro e parla di Del Piero. Anche Del Piero. Anche Del Piero che? Del Piero gli sono state date le valigie e gli hanno detto o io o tu. Perché io, se sto qua come presidente, non posso tenere te perché tu mi oscuri. Perciò o te ne vai o te ne vai. Il discorso deve essere bilaterale. Assolutamente. E nel 99% dei casi, tu hai fatto l'esempio di Totti, è sempre unilaterale, è sempre la società che mette in condizioni il giocatore di andarsene. Perché? Perché ha oscurato qualcuno, perché qualche allenatore non lo sopporta più, perché comunque ma la non situazione. Sono Francesco, voglio non stringere, permette... se no non ce la facciamo. Cioè, un confronto. C'era una marea di messaggi. C'era... Sebastiano, voglio sentire anche la voce del tifoso dell'Inter, Marco. Seba. No, ma dico. Che ha alzato già la mano. Sì, ma no, perché è riferito a Enrico che diceva che difficilmente o sarà difficile, non è così facile che la Juve arrivi non quarta. Non è di per sé una garanzia. Bravo, non è non una facile, garanzia. Difficile. E invece, se non vuoi ti una faccio garanzia. Un pezzino oggi, ma te lo potevo fare anche senza l'arrivo di questo nuovo giocatore, te lo facevo anche prima. Che ma la tu Juve fai tutti comunque... i pezzini che vuoi, e allora ma dire dicendo, che non è una garanzia, non è una è un garanzia. Certo di che logica. Non è una garanzia, ma, poi, ma, anch'io ma mi ci arriva, ci arriva lo stesso, ci arriva tranquillamente, ci arriva a discapito del Milan, e te lo puoi segnare. Perché nessun altro, ma arriva a discapito del Milan. Il calcio non è logica. Allora è logica Balotelli? Ecco, ci arriviamo, perché sennò ci arriviamo su questo. Ci sono... Ragazzi, scusate, vi richiamo all'ordine. Adesso a te, Paolo, per i tanti amici, dimmi se... No, l'ultima battuta che io volevo dire al mio amico Francesco. Hai visto Dybala e le prestazioni di Dybala, che tu sempre ti lamenti? Ma...
No, vabbè. Allora, non sei degno della mia considerazione. Un telespettatore che ci manda sempre tantissimi messaggi che non si firma mai, per cortesia firmati, caro amico. Grande Ayman e avvocato Paulicelli, su commisso per i soldi presi. Vlahovic, ottimo acquisto. Grande rispetto per Rampanti. Ha fatto un telegramma e ha mandato messaggi per tutti. Che cosa dicono gli amici che ci seguono da casa su Vlahovic, su questo super acquisto della Juventus? Allora, Beppe ci scrive: si parlava insistentemente di Cardi, poi fortunatamente è sfumato l'accordo. Vlahovic, talento più puro e plasmabile, da solo per vincere non basta, ma sicuramente farà meglio di Morata. Giulio: la Fiorentina ancora una volta si dimostra il serbatoio di riserva della Juve, ma siete sicuri che siano davvero gemellati col Toro? Carlo: più che fare acquisti, la Juve dovrebbe iniziare a fare delle cessioni, in primis quella dell'allenatore. Vlahovic un ottimo innesto, insieme a Dybala, se non si creano dualismi da prime donne, possono fare la differenza. Pier: Vlahovic decisamente più forte di Morata, ma resta il fatto che il gioco continueranno a costruirlo i vari Rabiot, Betancourt, Rugani, De Sciglio, Arthur e Bernardeschi. Da solo non può fare miracoli, la Juve per vincere va smantellata e ricostruita. Infine Anna: sicuramente non basterà per vincere una Champions, ma utile per il morale della squadra e per riportare i tifosi alla Juve. Un amico ci scrive: buonasera, resta il fatto che la dirigenza juventina sia indagata per falso in bilancio. È vergognoso ed è scandaloso questo stile Juventus. Allora, sono veramente tantissimi. Poi ci sono domande che riguardano il Torino, ma hai lanciato anche il tema Balotelli. Abbiamo due minuti alla pausa pubblicitaria, ragazzi, ma veramente? Ma di già, ma ce la, scusate, ma ce la facciamo ad andare da Piazzolla o no? Me lo fate? Sì? Grazie. Allora, preparati Andrea, se la regia è pronta con la sigla, fantastico. Prima parte di Area Sport, poi la pausa pubblicitaria e ancora tantissimo di Area Gol. Grazie Clara, come accennato già nelle scorse settimane, continua la pausa di campionato sia per l'L84 che per la L84 Women. Ritroveremo i ragazzi tra due settimane, il weekend del 13 febbraio, mentre le ragazze scenderanno già in campo nel weekend del 6 febbraio, fuori casa contro il Rosta Calcio. Ma adesso concentriamoci sui risultati e le classifiche, sempre del calcio 5, ma del campionato di Serie 2 e Serie B, con la seguente grafica. Nello scorso weekend la Aosta Calcio ha perso in casa 2-1 contro il 360 Good Game Futsal, compagine di Cagliari, mentre l'Elle di Fossano scenderà in campo il 9 febbraio fuori casa contro l'Hellas Verona. Grandissimo invece il weekend in Serie B, con tre squadre piemontesi in campo e tutte e tre vittoriose. Infatti vince la Orange Futsal di Asti 3-2 fuori casa contro Mediterranea, vince anche il Nizza con lo stesso risultato fuori casa contro il Val di Nans, mentre l'Avis Isola di Sergio Tabbia vince 11-0 contro il Sardinia Futsal, e si tratta della vittoria più larga mai ottenuta in campionato della società astigiana. Quindi veramente complimenti alla squadra di Tabbia, perché ha ottenuto un risultato molto incoraggiante dopo un mese di alti e bassi. Vediamo quindi la classifica, partendo però dalla classifica del campionato di Serie A2. Saldamente in testa la Savia Testa Mantova con 35 punti, al secondo posto il 360 Good Game Futsal, che con la vittoria fuori casa contro l'Aosta sale a 29 punti. L'LD Fossano invece la troviamo al quarto posto con 23 punti e una partita da recuperare. Come potete vedere dagli asterischi, sono tantissime le partite che si devono recuperare sia in Serie A2 e in Serie B, infatti l'Aosta anche deve recuperare una partita ed è in zona playout. Guardiamo invece la classifica del campionato di Serie B, che ci fa vedere come la Domus Bresso rimane anche essa saldamente in testa a 36 punti e anzi allunga andando a più 10 sull'Orange Futsal di Asti, che è fermo a 26 punti. Sempre per quanto riguarda le squadre piemontesi, sono due: la Orange Futsal al secondo posto e al terzo posto il Futsal Nizza con 23 punti, anche però il Nizza una partita in meno. L'Avis Isola invece, con la vittoria contro Sardegna per 11-0, è arrivato a 18 punti in classifica, ad un solo punto dalla zona playoff. Staremo a vedere poi nelle prossime settimane e ci vediamo dopo per la seconda parte di Area Sport. A te Clara. Grazie Andrea, bravissimo come sempre.
c'è la pausa pubblicitaria, ci vediamo fra pochissimo, rimanete qui. Ultime chance, questa invece è la grafica che Stefano Schiavinato ha dedicato appunto alla nazionale di Mancini e adesso anche di questo vogliamo parlare. Chiudiamo un attimo però il discorso su Vlahovic. L'amico Nino Testa che ci segue da Mistretta, ciao Nino, ci dice io ci sono e dice anche ma è possibile che ogni acquisto della Juventus, insomma, su ogni acquisto della Juventus si abbia sempre qualcosa da ridire. Va bene rosicare, ma mettere in dubbio il valore del giocatore ce ne vuole di coraggio, dice l'amico sì. Nino. Sì, io gli ho risposto, difatti. Hai ragione, Nino, perché Nino giustamente queste cose ne capisce più di qualcuno qua presente che tifa Juve. Sentiamo cosa ne. Veloce però perché andiamo... questo è un acquisto strepitoso per la Juve, i risultati saranno immediati con un attacco che secondo me risulterà il migliore di questa parte del campionato. Toccati Carlo che questa è iettata proprio, questa è la realtà delle cose, non sapete neanche apprezzare le cose. Allora il pensiero di Carlo, anche quello di Marco Crepaldi, veloce, parliamo di negli ultimi due anni è stato sicuramente l'attaccante che ha inciso di più e che ha portato più punti alla propria squadra. Lukaku a parte, però calcolando nel biennio sicuramente lo è stato, quindi l'acquisto è ottimo perché insomma fino a un mese fa si credeva fosse un sogno, si credeva fosse possibile. La Juventus l'ha fatto anche in modo piuttosto rapido, quindi dal punto di vista tecnico sicuramente è un ottimo acquisto, il che non vuol dire che la Juve non abbia problemi, perché il centrocampo purtroppo che è il punto nevralgico della squadra comunque avrebbe bisogno di rinforzi, avrebbe bisogno anche di cessioni importanti, penso a Ramsey. Però sicuramente insomma Vlahovic non si può discutere dal punto di vista tecnico, no, per quello che ha fatto vedere adesso, calcolando che ha 22 anni, quindi si parla di un giocatore che potrebbe fare la storia della Juve per i prossimi 10 anni. Quindi da questo punto di vista chapeau alla Juventus. Poi sul punto di vista della cifra, ovviamente la cifra è alta perché non è bassa e sembra un po' una cifra pre-Covid, non dico pre-Covid, però comunque una cifra che si ravvicina alle cifre che ci sarebbero state 2 anni fa, non certo una cifra dopo quanto accaduto con gli stadi vuoti, con gli stadi ancora vuoti, perché ricordiamo che attualmente con le normative Covid gli stadi hanno 5.000 posti, quindi insomma anche lo sfruttare dal punto di vista diciamo del merchandising, no, avendo gli stadi semi chiusi, non è facile, però vediamo come sarà. Io penso che però per quel che riguarda il discorso di arrivare tra le prime 4 con Vlahovic è un valore aggiunto molto molto importante. Marco? Io sono praticamente d'accordo con Carlo, nel senso che secondo me Vlahovic è stato un acquisto fantastico per la Juve. L'unico problema che potrebbe avere adesso l'attaccante bianconero è chi gli servirà gli assist o chi giocherà dietro alle sue spalle, perché nella Fiorentina comunque il gioco di Italiano si vedeva, si giocava benissimo a calcio, si pressava alto e di conseguenza aveva tantissime occasioni in più. Adesso bisogna vedere con la Juventus di Allegri se riuscirà ad avere le stesse potenzialità. Ovvio è che è un giocatore fortissimo, ha 22 anni, l'anno scorso nell'anno solare ha realizzato 33 reti, record come quello di Ronaldo l'anno prima, ma ha comunque giocato nella Fiorentina, con tutto il rispetto della Fiorentina, ed è secondo me un attaccante, uno dei pochi attualmente in circolazione, che nel momento in cui vede la porta, senza pochi fronzoli, tira in porta, prende sempre la porta e 8 volte su 10 comunque è gol, quindi secondo me è un acquisto veramente importante, soprattutto fatta a gennaio nell'ottica appunto di arrivare poi in zona Champions. Così. Giustissimo. Appunto, lui finalizzava il gran bel gioco dell'allenatore. Adesso senza Vlahovic voglio vedere questo gran gioco, perché noi parliamo sempre quando ha risultato acquisito. Senza un giocatore che finalizza in questo modo, voglio vedere come l'aggiusta la Fiorentina. Su questo sono d'accordo, perché fondamentalmente
un connubio di entrambe le cose. In realtà, se tu non c'hai chi segna il gran bel gioco, sai dove se ne va? Sono d'accordo, però io farei attenzione e questo a Capras, Capras che se non mi sembra Pionte come Vlahovic. No, certo che non lo è. No, però secondo me il nuovo acquisto Cabral sarà lui il titolare, non Piontek. Staremo a vedere. È anche un bel carico di responsabilità per un 22enne, non ce lo dimentichiamo. Questo che certo. Si deve riconfermare. No. Questo è un anno e mezzo che fa queste prestazioni di questa portata e è un carico come se fosse Ronaldo. Comunque, un'altra cosa ti voglio sottolineare. 22 anni con... L'ambiente che si era creato a Firenze contro di lui, lui ha reagito alla grande, quindi questo qui ha un carattere eccezionale e quindi si inserirà benissimo nella Juventus. Non subirà le personalità che ci sono nella Juventus. Questo qui ha un carattere eccezionale perché ha reagito alla grande con i tifosi della Fiorentina che gli erano contro, li ha zittiti tutti. Allora ragazzi, siccome dobbiamo ancora parlare di Balotelli, dobbiamo parlare anche degli acquisti del Torino, non andiamo avanti, altrimenti non ce la facciamo più e abbiamo ancora tante rubriche, la seconda parte di Area Sport, il momento social, il mercato, gli aggiornamenti che ci deve dare il buon Carlo Buonerba. Parlando di carattere, il carattere di Balotelli che torna in nazionale o comunque chiamato da Mancini per questo stage. Serino, da ex giocatore, da allenatore, che cosa ne pensi? Secondo me non è un bel segnale questo che ha dato Mancini. Poi Mancini alla lunga mi smentirà, avrà ragione. Magari Balotelli sarà diventato un ragazzo per bene, un ragazzo affidabile. In questo periodo diventerà così. Per me non è un errore. È un brutto esempio perché noi si chiede ai giocatori come dire, linearità di comportamento, si chiedono tante cose, rispetto del prossimo, perché sono tutti fattori che fuori dal campo devi anche dimostrare, perché tu il giocatore quando lo prendi devi vederlo com'è come giocatore, ma soprattutto devi vederlo come persona. E quindi non è una bella cosa questa, secondo me. Poi Mancini avrà ragione, non lo so. Enrico e poi tutti giro. Ma l'obiezione di Serino Rampanti è perfettamente logica. Condivido in pieno. Ma non è, questa chiamata di Balotelli è per lo stage che è finito oggi. Stai di 4 giorni, quindi non, lui ha voluto rivederlo, a mio modo di considerarlo, una carta di riserva. E, chiariamoci subito, abbiamo vinto l'Europeo semifinale finale ai rigori, senza sostanzialmente un centravanti di una certa levatura, perché né Immobile, tantomeno Belotti, che adesso è sparito, andrà via dal Torino, ha avuto un grave infortunio muscolare, quindi ci vuole. Ora, quando rientrerà non so come, ma entrambi non si sono dimostrati all'altezza di una nazionale che è diventata campione d'Europa. Quindi il buco al centro dell'attacco è rimasto, se ne è reso conto benissimo anche Mancini. Adesso prova con i giovani, Scamacca, quello della Roma, Zaniolo, che non è un centravanti puro ma è un secondo attaccante. Questi ragazzi buttati dentro in due partite senza appello, perché abbiamo il 6 e 9 marzo, prima a Palermo, giù per sperando che l'ambiente, eccetera, gli influssi, non si sa di che cosa, ci portino fortuna alla nazionale, contro la Macedonia del Nord. Vabbè, date un concesso di vincere, di passare. Poi abbiamo due eventualità, entrambe fuori casa, in campo esterno. O la Turchia se batte il Portogallo, o in Portogallo con Ronaldo se batte la Turchia, nell'altra semifinale. Quindi sono due partite senza appello, in cui all'attacco ci vogliono giocatori essenziali che sappiano fare gol, possibilmente giovani e veloci. Balotelli da vicino... vedi ancora la porta, ma e sta in Turchia dopo una serie, ha buttato via mezza carriera, per l'amor di Dio. Non è un personaggio affidabile per eccellenza, è tutt'altro che affidabile. Ma questa chiamata di Mancini, a modo di vedere, è per uno stage, per rivedere in che condizioni è. Non è detto che lo chiami per le due partite, per la qualificazione mondiale.
E alla a mia sinistra. Un po' la carta della disperazione di per Mancini, in quanto il campionato... Scamacca. No, Scamacca vale nulla. Il concetto è che in Italia non ci sono prime punte di livello. L'unico è sostanzialmente Immobile, che è uno che nella Lazio vede la porta, fa un sacco di reti, in nazionale non rende nello stesso modo, anche perché il gioco di Mancini è molto diverso. Belotti era una idea più torinista che non reale, perché, come dire, ha avuto questo campionato da 27 gol, quindi vedere solo ha fatto 32 gol Vlahovic l'anno scorso, poi bisogna confermarsi successivamente. Comunque, rimanendo a Balotelli, io penso che se Mancini lo ha chiamato è perché spera di trovare, di cavare il meglio da questo, che magari in una partita secca, in un tempo molto ristretto, mette giudizio e ci risolve i problemi, perché comunque la levatura sua è di altro pianeta rispetto alle nostre punte. Sai cosa mi preoccupa? Così secco, veloce. Il motivo, cioè il fatto che Mancini non creda né in Scamacca e ancor meno in Raspadori. È quello ciò che mi preoccupa. Primavera, eh? Perché fondamentalmente Scamacca è forte, ce l'ha i giocatori. E perché mi chiama Balotelli? Perché c'è qualcosa che non va. Cioè non sono pienamente convinti. Ecco perché sono anche da questo punto di vista dubbioso circa la possibilità che l'Inter faccia una sciocchezza di quel genere, perché Vlahovic qualcosa ha fatto, ma Scamacca ad oggi cosa ha fatto? Marco, per me sicuramente Scamacca è un buon giocatore, ma deve far vedere ancora tantissimo, anche perché ora si vociferava di un'offerta del Dortmund da 45 milioni, secondo me cifre esorbitanti, pazzesche, perché ha iniziato a segnare qualche gol adesso nel Sassuolo, no? Adesso. Ma sono già passati sei mesi. No, sono d'accordo. Il discorso è che comunque quello, la scelta di Mancini di chiamare Balotelli per uno stage di 4 giorni non vuol dire che per forza di cose a marzo verrà convocato se dovessimo andare ai mondiali. Potrebbe essere disperazione. Potrebbe anche essere una soluzione, come diceva Serino. Io lo chiamo, intanto vedo come sta fisicamente, certo, perché ovviamente è anni che ha fallito in Italia, in Serie B, in Serie A. Gioca in Turchia, ha fatto 8 gol in 19 partite, ma magari con tutto il rispetto per il campionato turco vado io e faccio gli stessi gol. Non lo so, no. Ok? Sicuramente è comunque un buon attaccante, perché non si può dire che non sia un buon attaccante. Magari è una mossa del tipo Immobile come starà a marzo, Belotti ce l'avrò, magari no, Scamacca se si fa male o succede qualcosa ho un'alternativa che ho già visionato, perché purtroppo torniamo al solito punto che in Italia non ci sono più gli attaccanti come potrebbe essere Vlahovic, perché non ce n'è, perché ormai si sono focalizzati tutti che l'attaccante deve sapersi muovere, deve fare 3 ruoli nella stessa partita, deve fare l'esterno, deve spostarsi, mentre Vlahovic è un giocatore che ti fa la punta ed è un giocatore che manca sicuramente alla nazionale, che viene individuato in Scamacca per un discorso magari fisico, ma che ovviamente tecnicamente per tante serie di motivi deve ancora far vedere totalmente tutto. Veloci, vi chiedo di essere sintetici, perché voglio parlare anche del Toro. A Mancini manca tantissimo Chiesa, è questo che viene a mancare, quindi lui si sta in qualche modo cercando di preparare un'alternativa più o meno valida rispetto a Chiesa, perché comunque deve tentare il tutto e per tutto. Allora, anche l'alternativa a Balotelli può essere anche che riesce a smuovere anche dal punto di vista morale e psicologico questo ragazzo, e magari può essere quello che durante la partita ti risolve una cosa con una colpa di genialata, perché l'elemento è quello che o è veramente improbabile tenerlo e controllarlo, ma ha delle genialate che comunque altri non hanno. Marco, questo veloce. È Balotelli. A questo stage hanno partecipato 35 calciatori, non 24, quindi ci sta
di, secondo me, di sondare, soprattutto se l'Italia dovesse giocare in Turchia, come ricordava Enrico, un giocatore di forte personalità e in un momento in cui il Covid può cambiare le dinamiche delle formazioni in una frazione di secondo, avere un piano di contingenza estremo, secondo me, non è stato stupido Mancini a considerare. Sentiamo, arrivo Carlo, sentiamo anche gli amici che ci seguono da casa. Renzo da Novellara ci ha scritto: Mancini ha convocato Balotelli perché se la sta facendo addosso. Che cosa ne pensano? Che è un po' quello che, stavi, che hai detto tu, Francesco. Gli amici invece che hanno scritto Andrea, sulla... proprio adesso ci scrivi riguardo a cosa stanno dicendo loro. Forse tutti dimenticate che Mancini ha un debito di riconoscenza nei confronti di Balotelli. Un rapporto partito dall'Inter consolidato con la vittoria in Premier. Scelta azzardata ma giusta. Daniele, Balotelli è sempre al centro delle discussioni. Se non lo porti come fece Ventura e non ti qualifichi, ti accusano perché non l'hai convocato. Se lo porti come vuol far Mancini, tutti ti accusano lo stesso, ma almeno hai la possibilità di sfruttare la sua luna buona. Dimitri, ennesimo perdono nei confronti di un giocatore con potenzialità mostruose ma senza testa. Può solo fare bene, intanto tutti si aspettano un flop. Infine Ettore, Mancini ha sicuramente tenuto in considerazione il bene che sta facendo in Turchia. Un attacco con Immobile, Balotelli e João Pedro mi stimola, ne vedremo delle belle. Carlo. Diciamo una cosa, io sono abbastanza d'accordo con quanto diceva Crepaldi prima, nel senso che Belotti non si sa se rientra, come rientra, e a questo punto penso che possa essere fuori. Immobile, che comunque è un giocatore che nella Lazio, sia ben chiaro, fa sempre sfaceli, però poi in nazionale di fatto non segna quasi mai, quindi ovviamente è sempre sotto la scarpa d'oro, segnerà sempre, ma poi di fatto in nazionale non rende. Quindi Balotelli è un piano ovviamente B, però purtroppo c'è da morire gli attaccanti, nella Serie A attaccanti italiani forti, attaccanti nel vero senso della parola non ce n'è, e quindi a mio avviso ci può stare, perché Balotelli sulla singola partita, se psicologicamente è nel periodo giusto, può comunque risolvere, può aiutarti, e quindi secondo me ci può anche stare, non è il fatto di avere un debito di riconoscenza o di chissà che cosa, ma semplicemente che Mancini comunque è un allenatore intelligente, e per cui se c'è una carta che si può eventualmente giocare in un periodo in cui comunque a marzo non sappiamo come ci arriveranno i giocatori, e soprattutto è da dentro fuori, non è che possiamo scherzare, perché se cioè, sicuramente poi ti becchi il Portogallo con un signor Cristiano Ronaldo, che quello le partite che contano non ne salta mai, e quindi il rischio è alto. Raspadori ha tirato benino la palla, ma è alto 1,24. Ha fatto il golletto a Torino alla fine, non poteva sbagliarlo. Ma per il resto, cosa hai detto Paolo? No, poi non è la prima punta. Era solo in risposta a Carlo, che dice che Ronaldo le partite importanti non le sbaglia mai, tranne che quelle che giocava con la Juve in Champions. Era solo ho detto che non le salta mai. Innanzitutto, alla mattina non è che Paolo perché si dirà mai. Ho detto che non le salta mai, non che non le sbaglia mai, Paolo. Non le salta mai. E poi queste provocazioni di basso allegro. Allora, ragazzi, vi richiamo un attimo all'ordine. Facciamo un attimo il punto. Parliamo solo di mercato nell'extra time, Carlo. Facciamo aggiornamenti. Un aggiornamento molto soft. Esatto, ma sul mercato che ne dici che ci interessa? E Toro, gli acquisti che il Torino ha portato a casa fino adesso, che cosa ne pensate? Pensate un attimo anche al calcio d'inizio di Beppe Gandolfo, se intravedete anche voi un progetto sui giovani, un progetto di Juric, e poi tu ci devi dire perché da tifoso sei diventato simpatizzante del Torino, caro Mel Menzio. Allora, mandiamo la sigla di Extra Time, ce la facciamo, grazie regia. Carlo, punto sul mercato ad oggi, chiude il 31, c'è ancora qualche giorno per qualche colpo. Grazie Clara. Insomma, abbiamo parlato, ovviamente la notizia del giorno è l'acquisizione di Dusan Vlahovic per la Juventus, praticamente 70 milioni spalmabili in 3 anni, e un ragazzo compie 22 anni oggi, più 11 milioni per il fondo di solidarietà,
e c'è appunto questa cifra di bonus che ha accennato prima Francesco Pallicelli. Ovviamente dal punto di vista tecnico abbiamo detto sicuramente è un acquisto che risolverà buona parte dei problemi in attacco della Juve, sempre ammesso nel concesso che poi gli siano le palle ovviamente da realizzare, perché poi è un giocatore che torna ma non più di tanto, fa reparto da solo ma ha bisogno sicuramente di essere rifornito. Perché riguarda quindi in entrata, Juventus non credo riesca a ottenere altri giocatori, si parla più che altro di movimenti in uscita. C'è un tavolo aperto per quel che riguarda la cessione di Betancourt, c'è stata un'offerta dell'Aston Villa attorno ai 22 milioni di euro, la Juventus ne vorrebbe circa 30, vedremo se ci sarà l'ok, perché per il giocatore in realtà vorrebbe rimanere a Torino fino a giugno, vedremo come andrà a finire. Movimento in uscita anche per quel che riguarda Morata, nel senso il Barcellona e il giocatore vorrebbe andare proprio al Barcellona, ma qui la situazione è intricata perché diciamo che dipende molto da il futuro di Morata è legato a quello di Dembélé, il giocatore del Barcellona che dovrebbe uscire, perché il Barcellona non può permettersi di avere sia Dembélé che Morata. L'Atletico Madrid sta spingendo però affinché l'affare si chiuda, perché la Juventus sicuramente non lo riscatterà, quindi l'Atletico vorrebbe chiudere in questo senso. Prima Clara ha accennato l'acquisto della Salernitana di Emerson dal Corinthians, però la cifra non è ancora chiara, quindi poi chiederemo dopo a Pallicelli magari sulla chiarezza di questa nuova Salernitana, insomma. Ecco, quindi diciamo che non è chiarissima la situazione. Quel che riguarda ancora Juventus in uscita, Kulusevski, ci sono diciamo due piste, o Arsenal o Everton. L'Everton vorrebbe il prestito secco, l'Arsenal vorrebbe insomma una situazione differente, il giocatore cerca più spazio, ma bisogna vedere poi anche se ci sarà il benefit appunto da parte di mister Allegri. L'Emilia ha acquistato Lazetic dall'attaccante dalla Stella Rossa, attaccante nato nel 2004, in realtà non è che segni tantissimo, però vediamo, ovviamente è un acquisto diciamo in prospettiva. Per quel che riguarda il Torino, ha già detto Beppe Gandolfo prima, insomma Pellegri dal Milan, un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, Ricci che è un giocatore sicuramente che potrebbe fare veramente al caso del Toro, un centrocampista insomma che arriva dell'Empoli. E per quel che riguarda la situazione Gatti ancora non è chiusa, e quindi vedremo. Fares, abbiamo già detto settimana scorsa insomma quanto accaduto. Per il resto grande colpo invece dell'Inter per quel che riguarda Gosens, l'arrivo di Gosens, esterno centrocampista dall'Atalanta, 22 milioni di euro più 5 di bonus. È praticamente un prestito con obbligo di riscatto, e quindi l'Inter ha chiuso Gosens sicuramente, quindi si è rinforzata, è già la squadra che è prima in classifica, e ha chiuso anche Casedo, un prestito dal Genoa, un prestito secco. Casedo che è ovviamente un vecchio pallino di Inzaghi, perché ce l'aveva alla Lazio e tra l'altro segnava spesso proprio gli ultimissimi minuti, è una caratteristica che tra l'altro l'Inter ha già anche senza Casedo, vedremo. Insomma, si parlava alla Lazio, si parlava del fattore Casedo, perché segnava sempre l'ultimo minuto. Non capisco cosa ridono qua, comunque ragazzi. No, ride Marco Crepaldi se la ride, il tifoso dell'Inter. Ma ci siamo capiti, io e l'avvocato Pallicelli. Per resto abbiamo dimenticato delle I. Niente, no, poi c'è una sfida, diciamo, per quel che riguarda il centrocampo, la Juventus dovrebbe rinforzarsi a centrocampo, c'è una sfida serrata, insomma, si sta testando ovviamente il futuro di Kessié, perché non vuole rinnovare con il Milan, un centrocampista ovviamente molto forte che quest'anno ovviamente nel Milan non ha reso tantissimo perché c'è questa guerra sul contratto. Sulle sue tracce ci sono sia la Juventus che l'Inter, quindi derby diciamo d'Italia sul mercato per acquistare Kessié. Ricordiamo insomma l'Inter l'anno scorso ha tolto già il Milan a parametro zero Çalhanoğlu, che è stato un colpo comunque uno dei migliori sicuramente a centrocampo. Adesso ci riprova con Kessié, ma c'è la Juve anche di mezzo, e sicuramente il Milan da questo punto di vista insomma non è semplice ovviamente, ma questo un pochino tutte le squadre sono ostaggi dei giocatori, perché se non rinnovano, stessa situazione Juventus con Dybala, se non rinnova poi va via a zero. Non ridevo per te, ma è arrivato un messaggio per l'avvocato Foti che vi devo leggere, posso? Prego, prego, tanto io avrei terminato. Fulvio, ma non possiamo mandare l'avvocato Foti a fare il Presidente della Repubblica? Per me è l'uomo giusto. Un saluto a tutti. Bravi. Finalmente. Finalmente. Qualcuno Fulvio se ne è accorgiuto.
Allora, sono tanti i messaggi che stanno arrivando sul Torino, e, insomma, che commentano gli acquisti. Sì? Perché io non sono esattamente d'accordo con quanto detto da Gandolfo in apertura, perché è vero che insomma, la partita diciamo, è stata molto fisica, però a livello atletico sicuramente è stata più una partita di Premier che non di Serie A. Le azioni non sono state molte, però a livello tattico secondo me invece è stata una gran partita. E anche l'arbitraggio mi è sembrato comunque di livello. Poi certo le azioni sono state, cioè hanno vinto le difese, però non è che se vincono le difese vuol dire sempre che le partite siano brutte o comunque non siano giuste, anzi una volta si diceva che la partita perfetta è lo 0-0, quindi io rivaluterei un attimino la decisione sono d'accordo, l'ho vista e mi è piaciuta a me la partita. Anche secondo me non era una brutta partita, poi ovvio non è arrivato il gol, le azioni non sono tantissime. No, bisogna tenere conto però che onestamente negli ultimi 20 minuti Torino ha dominato per un'ora, poi è calato notevolmente. Gli ultimi 20 minuti l'iniziativa era saldamente nelle mani del Sassuolo. No, Juve-Milan 0-0. Riordiniamo le idee un attimo. È stata una brutta partita. Siamo così. C'è la pausa pubblicitaria. Ci ritroviamo tra pochissimo, momento social, i meme preparati, selezionati dal nostro Paolo Oriente, Toro e Area Sport ancora. Andiamo. Sì, signori. E voilà, una delle tante grafiche firmate da Stefano Schiavinato. Guarda, facciamo così Alessandro, mandameli tu, bravo, così c'è anche quella del Toro, perché adesso parliamo di Toro, ma prima ragazzi, pronti per il nostro momento social firmato da Paolo Oriente. Ricordiamo intanto al pubblico che venerdì prossimo non saremo in onda, pausa tecnica, ci rivedremo venerdì 11 febbraio a partire dalle ore 21 e poi tutti i venerdì successivi saremo in onda sempre a partire dalle ore 21 come tutti i programmi di prima serata di Prima Antenna. Allora, sigla per l'area social di Paolo Oriente. Eccoci qua, Claretta, amici a casa, col momento social, quindi... Non può chiamarti, Claretta. So. Ma perché il mio momento social c'è Paolicelli, non togliete il microfono? Perfetto, allora... No, Non mi giro mai. Vai, Paolo, prontissimo, aspetto che passino le meme. Allora, Berlusconi ritira la propria candidatura a Presidente della Repubblica. Pronto il piano B. Ecco svelato perché si è ritirato. Rimane sempre su Roma, ma in altra location. Quindi ambirebbe alla zona papale. Quando Juric sbotta in conferenza stampa e la coppia Vagnati-Cairo sfodera colpi di mercato. C'è stata una conferenza stampa abbastanza accesa di Juric e giustamente loro sono subito accorsi a comprare fenomeni. Baggio, Chiellini, Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic, siamo stelle viola, quindi passiamo alla Juve. Continuano come hanno un fenomeno in casa, un campione. Abbiamo dimenticato anche Cuadrado, vabbè che Cuadrado non era stato un passaggio diretto. Colpi di mercato in casa Juve-Toro, Vlahovic e Ricci. Non c'era ancora Gatti perché è arrivato il giorno dopo, se no potevamo metterlo. È arrivato dopo. Quando è già passato un giorno dal tuo ritorno in nazionale e non ti sei ancora fatto cacciare dal ritiro. Balotelli effettivamente è riuscito a stare in questo stage senza farsi cacciare per più di due giorni. Gli acquisti spumeggianti di Cairo, Prosek e Demba Sek. Questo ragazzo, questo attaccante che arriva dalla SPAL è spumeggiante. Quindi per Vlahovic la Juve tra contratto e cartellino tirerà fuori 75 milioni di euro e invece Locatelli è stato acquistato a titolo gratuito temporaneo fino a giugno 2023. Effettivamente quelli del Sassuolo si chiedono un po' come mai ci sia stata questa cosa. Milan-Juventus, quando il big match di giornata non delude per emozioni e gioco avvincente. Effettivamente sugli spalti aveva ragione Carlo, questa tattica e questo gioco si è visto e gli amici allo stadio l'hanno apprezzato.
come hanno apprezzato i tifosi del Cagliari quando hanno appreso che per salvarsi si è riunita l'accoppiata Mazzarri-Baselli. Quindi effettivamente sugli spalti c'è anche qua molta gioia e tripudio. Alla fine, quando in piena bagarre elettorale ti preoccupi di avvisare la nazione che da venerdì 11 febbraio Area Gol inizierà alle 21. È stata una premura del presidente uscente quello di avvisare la popolazione del cambio di orario di Area Gol. Bravo Paolo, molto carino, veramente. Andiamo Grazie. A trovare gli amici della SPEA. Arrivano. SPEA, azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di macchinari per il collaudo di microchip e schede elettroniche. Dalle automobili agli smartphone, dai tablet fino ai più complessi dispositivi in ambito aerospaziale, medicale e militare. È con le macchine SPEA che i produttori di elettronica e semiconduttori di tutto il mondo garantiscono ogni giorno la qualità e l'affidabilità dei loro prodotti. Creatività, innovazione, ingegno. SPEA, Volpiano, Torino. Grazie alla SPEA, grazie agli altri nostri sponsor, SAMEC, grazie a Maxport, grazie a NC Communication che permettono proprio la realizzazione di Area Gol. Allora, parliamo di Torino, parliamo di giovani, belle speranze. Eccola qui, la grafica che ci aiuta. Adesso devi dirci tu perché sei diventato solo più un simpatizzante del Torino. Caro Mel Menzo, che ricordiamo, Mel Menzo, direttore del Il Mercoledì, in edicola tutti i mercoledì. Moncalieri, Nichelino, Carmagnola, si arriva... Dappertutto. Dappertutto. Tutta l'area sud. Tutta l'area sud della nostra, della città di Torino. Perché simpatizzante? Simpatizzante perché dopo due campionati come quelli passati, onestamente, non tanto per i risultati in fondo alla classifica, ma per il gioco espresso. Non esprimeva più nessun, non mi suscitava più alcuna emozione questa squadra, e quindi di conseguenza se un tifoso non ha l'emozione, non patisce neanche quando la squadra perde. Dopo alcune sconfitte, 7-0 dall'Atalanta, 4-0 con una squadra che è retrocessa e quanto altro, come dire, non ho sofferto, quindi ho detto si vede che non sono più tifoso. Disamorato. E quindi ho detto sono supporter perché guardo sempre con una certa simpatia la squadra, ma ho smesso di soffrire. E quindi devo essere onesto con me stesso e con chi mi sa tifoso, non sono più tifoso. Intravedi una sorta di progetto di Juric rivolto ai giovani? Allora, intravedo che sta facendo giocare bene la squadra, indubbiamente, non la fa giocare con animo, ma non certo qualcuno di scarsa memoria o di giovane età la paragona alla squadra di radice, il tremendismo granata, niente di tutto ciò. Il calcio è cambiato, ma la squadra, allora, aggrediva la squadra avversaria, ma aveva due punti che si chiamavano Ciccio Graziani e Paolino Pulici. Ecco, benissimo. Oggi c'è uno che si chiama Sanabria, che su 7 palle gol, quando va bene, ne fa una. E infatti il risultato col Sassuolo è stato evidente. Tanto gioco, tanta questione, tanta enfasi, tanto, ma alla fine la ciccia è fare un gol più dell'avversario o comunque in quel caso farne almeno un paio al Sassuolo alla fine del primo tempo e altri due nella ripresa. Così anche le ripartenze concesse non sarebbero più state. Progetto, indubbiamente si intravede qualcosa. Non so se sia la società o se sia l'allenatore che li minaccia. In ogni caso l'arrivo di Pellegri a me piace, perché è una scommessa. Il Torino non può spendere i 30, 40, 70, 81, 91 milioni, non può spenderli per tutta la squadra, poi non può pagare neanche l'ingaggio. E quindi questo tipo di scommessa a me piace, come mi piace molto Samuele Ricci, che io e questo uomo dal Serino Rampanti, dal palato fino e dall'occhio
straordinario. 3 anni fa abbiamo visto Ricci nella primavera dell'Empoli e lui mi ha detto: questo è un campione. Ecco. Abbiamo visto Ricci nell'Empoli che diventò campione d'Italia, squadra primavera. Questo significa avere. Le società dovrebbero avvalersi di gente come Serino Rampanti, che li vede già quando hanno 16, 17, 18 anni, nelle movenze, nella testa, nel modo di stare in campo e quanto altro. Indubbiamente io tra gli acquisti vedo uno che dovrà rientrare, che è ancora un giovane, non più giovanissimo, ma Edera. Io sono convinto che Edera ha dei numeri importanti per affermarsi nel Torino. Forse anche questo bruttissimo incidente che ha avuto gli è servito un po' a maturare, perché era ancora un po' bambino nonostante avesse già 21-22 anni. Però in ogni caso confido in una sua esplosione. E poi magari soffiare Nandez del Cagliari alla Juventus. Sarebbe, come dire, una soddisfazione. Oh, chiaro. Chiedo solo... Serino, che voto dai, così come abbiamo chiesto agli amici che ci seguono da casa, al mercato del Torino? Ma per il momento un buon voto. E naturalmente ci sono delle le perplessità, sono che sono arrivati un infortunato Farea subito. Pelleghi non si sa se continuerà la sua striscia di annate non buone a causa molti infortuni. Io invece sono molto ottimista in questi giocatori come Ricci, come Gatti, però non sono stati ancora firmati i contratti con questi giocatori, non so per quali siano i motivi, uno in nazionale probabilmente... Gatti, anche l'Inter è interessato... No, Ricci dovrebbe essere però chiuso Gatti, in prestito, Ricci dovrebbe essere chiuso con la società. Inter, Gatti è ancora conteso Gatti no, non ancora, Gatti conteso, ancora, Ricci no, Torino... Anche l'Inter è interessato, anche il Napoli se non... Sì. Sarebbe veramente Ricci dovrebbe acquisto, aver firmato Gatti, adesso. Oggi, in pratica... Il Torino lo vuole. Ho visto una notizia di Di Marzio che lo dava per fatto. Per fatto. Nel pomeriggio si parlava della Ricci, firma sì, nel pomeriggio. Ricci sì. Ma no, Ricci firma detto. Del giocatore. Ricci. Per Gatti... Secondo me un altro bello acquisto è Demba Sec del Toro, che ha appena preso dalla SPAL Scuola Roma. L'ho visto diverse partite nella SPAL. Secondo me potrebbe essere un'arma in più quando il Toro va in contropiede. Un gol in 15 partite in Serie B non è che si presenta così come un bomber. Vedremo tra 6 mesi poi. No, se poi volevo sarà così per inciso solo fare una battuta su quella cosa che ha rappresentato, no? su Baselli e Mazzarri, no? Che i tifosi del Toro sono contenti. Io vorrei ricordare che i giocatori ogni tanto devono cambiare squadra per ritrovare entusiasmo, per trovare un nuovo ambiente, per trovare tante cose che magari hanno perso dove giocano. Quindi io sono stato uno di quelli che ha attaccato Baselli l'ultimo anno, quando ancora ha giocato. E Baselli ha fatto bene con Ventura, poi piano piano si è spento. Però Baselli è un ottimo giocatore. Quindi cambiando potrebbe darsi che allora i tifosi diranno: porca miseria, c'eravamo noi, questo giocatore l'abbiamo dato via. Ma questo vale anche per i tifosi, quindi per ritrovare entusiasmo dovrei tifare per un'altra squadra? Sì. No, tu devi avere, come ha detto Sebastiano, tu devi avere fede. Ragazzi, calcio, abbiamo 15 squadra, minuti alla fede. Fine ancora, sì, vorrei sentire sul mercato del Toro. Sul Torino, no, rispetto alla partita che abbiamo giocato con il Sassuolo, a prescindere, a parte tutte le azioni che abbiamo avuto e le occasioni che abbiamo creato per fare gol, ma in considerazione che non si sono concretizzate, io mi chiedo questo: a 2 minuti dalla fine cosa ci fa tutta la squadra nell'altra metà campo? Cioè è inconcepibile questo. Comunque anche Jurgen qua deve mettere dei freni, deve dare delle indicazioni ben precise, cioè, perché non si può rischiare a 2 minuti dalla fine tutti dall'altra parte. Cerca ma di cosa pensare ci al gioco di Juric, che copia un po' il gioco dell'Atalanta, dove questa... i difensori, per esempio Bremer erano in avanti, no? Dove i difensori devono conquistata palla devono seguire l'azione e quindi sono fatti prendere entusiasmo, sì, con una vecchia mentalità. Ma va bene prima, ma non va bene a 2 minuti alla fine, andati, quando stai vincendo. Considerato che non sei riuscito a segnare, non tentare fino al 90° di farne un altro. Tieniti il risultato che hai, che è già buono, finisce. Serve per esperienza. E questo per quanto riguarda la partita. Sul mercato invece devo dire che la cosa che mi fa piacere, veramente enormemente piacere, che il mercato si intravede, che il mercato è
è indirizzato dall'allenatore, finalmente, perché queste sono scelte dell'allenatore, gli acquisti che sta facendo il Toro, i prestiti. Allora si vede che c'è un programma dal punto di vista societario in futuro, in un prossimo futuro, che intravede come impostare una squadra per far sì di avere qualche risultato in più rispetto alla nullità che abbiamo avuto in questi 16 anni. E questa è la cosa positiva che intravedo, che oltre a essere giovani sono scelte effettuate direttamente dall'allenatore o comunque per volontà e dando indicazioni. Un Sebastiano soddisfatto, un pochino soddisfatto. E vediamo soddisfatto l'avvocato Foti? Si daranno ragione i risultati, però. Beh, questo ad oggi è così. Lo vedremo. L'avvocato Foti è non credo di poter esprimere giudizi, perché a parte per lei che guarda, abbiamo parlato, gli altri non li ho mai sentiti nominare. Perfetto. E men che mai li ho visti giocare, quindi non è di mia competenza. E invece che cosa ne pensano? Avvocato, di quei tre lì, l'unica, diciamo, l'unico ragazzo su cui si può legittimamente puntare, credere, è Ricci. E Pellegrini per adesso non si è mai confermato, questa è la realtà. No, un bel purtroppo. Fisico, capisci? Quest'altro mezzo semi-arabo che viene dalla SPAL, non sappiamo, SPAL non la vediamo quasi mai, non ci sono elementi concreti per poter dire è un rinforzo valido. Su Ricci si può contare, legittimamente contare. Anche se prenderanno Gatti, se ce ma la Gatti c'è sopra il Napoli, c'è sul Napoli. E anche l'Inter. Se ce la facessero... Sono troppe società interessate a Gatti. Frosinone. Perché piace così però, tanto. Scusa, e concludo. Un rinforzo per la società e anche essere, per il Toro, e anche essere riusciti, cosa non riuscita quest'estate, a sfoltire la rosa con persone, con giocatori ormai, come dire, rimane Zaza che non vuole accettare tramonto, di andare via. Ma soprattutto via Rincon, via Verdi oggi alla Salernitana e via Baselli, del quale tu speri ci sia una possibilità di rivederlo agli antichi splendori. Cosa ne pensano invece? Che voto hanno dato al mercato, ai tifosi che ci seguono? Aspetta Enrico, che non ce la facciamo se non ad accontentare tutti, e soprattutto diamo voce a chi ci sta seguendo da casa. Proprio Andrea dice: mercato del Toro in uscita, voto 10. Liberarsi di Baselli e Verdi in 24 ore sa di miracolo. Per ciò che concerne quello in entrata, preferirei non pronunciarmi. Uno è già rotto e l'altro arriva da un lungo infortunio. Livio, al mercato di Cairo do un 5,5, solito compitino di chi non vuole mai fare il salto di qualità. Da quanto tempo non andiamo ad aspettare un giocatore a caselle? Solita mediocrità. Ettore, al mercato di Cairo do un 7,5. A parte Fares, infortunato, tutte buone scelte fatte sotto la regia di Juric. Tutti giovani da crescere, facilmente inseribili nel gruppo. Piero, mercato da 4, gli arrivi fanno ridere, uno si è rotto già sul pullman, Pellegrini pare abbia preso casa accanto al Fisiolab, Sec in B con la SPAL un gol in 15 partite, la mia domanda sorge spontanea, ma siete sicuri fossero queste le richieste di Juric? Infine Dimitri ci scrive, il nostro presidente continua imperterrito a spegnere tutte le nostre ambizioni. Lo definirei silente, sognone, sordo e muto verso le esigenze del popolo granata. Voto 5. Se posso permettermi solo una riflessione, l'amico che ci ha scritto: da quanto tempo non andiamo ad aspettare un giocatore a caselle? È vero, da quanti anni noi del Toro non andiamo a caselle a vedere un giocatore, a aspettare un giocatore che arrivi? Di Martin Vázquez. Forse non c'erano neanche gli aerei all'epoca. Arrivavano in pullman. Allora, l'amico Piero D'Andezeno, un nostro affezionato, ci scrive sempre. Ci segue tutte le puntate per il nostro Toro, fa i complimenti a tutti, per il nostro Toro finalmente con Juric si intravede un po' di programmazione per il futuro, è arrivato Pellegrini, forse anche Ricci probabilmente l'ha scritto quando non aveva ancora due giovani calciatori di buone prospettive, quindi lui è contento. Un altro amico ha scritto: Lorenzo Lucca del Pisa e di Moncalieri, altro sbaglio del Toro che non l'ha preso a costo zero. Sicuramente un altro sbaglio del Torino. L'ha preso e l'ha mandato via. Domanda Rampanti, vi leggo cos'ha. Domanda Rampanti: ritiene che il riscatto di tutti questi giovani sia coperto dalla cessione
cessione di Bremer alla squadra di Venaria come sostituto di De Ligt, visto che ci sono ancora in ballo i cartellini di Mandragora e Piaca. Tanti saluti, anche lui non si firma. Un altro, adesso velocissimamente rispondi: se il progetto del Toro di Cairo è quello di giocare con prestiti da sostituire con altri prestiti, allora si chiama vivacchiare, dice Carlo. Ma io non so se Bremer possa andare alla Juventus. Bremer sicuramente andrà via in una grande squadra, andrà via in una grande squadra in Italia o all'estero. Io perché sono propenso a credere che si possa prendere Gatti. Gatti è l'unico che può sostituirlo, perché Gatti ha grande avvenire secondo me. Non è reattivo come Bremer, non è reattivo, però è molto bravo, è bravo nella marcatura, vede il gioco, sa impostare, sa lanciare, è un difensore completo Gatti, guardatelo. E quindi, secondo me, sì, Bremer andrà via, perché le offerte saranno talmente allettanti che il Torino sarà propenso a darlo via, Bremer, perché poi dovrà anche pensare alle aspettative del ragazzo, perché, insomma, se il ragazzo ha ambizioni è giusto accompagnarlo. Naturalmente questo mio discorso va inserito nella mentalità che ormai da un po' di anni ci accompagna riguardo Cairo, insomma. Non cambia registro, è sempre lì che quando c'è uno bravo lo dà via, perché il Torino deve sopportare spese che non riuscirebbe se no, altrimenti. Per la dimensione del Torino, ecco. Già fece l'errore a non vendere Belotti quando gli offrirono 80 milioni. Cosa sarebbe successo con i tifosi, esatto, in quel momento? Adesso tutti quanti siamo bravi a dire così. La dimensione del Torino però è questa, che non può tenere un giocatore da 80 milioni. Purtroppo sì. Marco, ti vedo pensieroso. Marco Pastore, colonnello, ti vedo pensieroso. No, Napoli non ha comprato quasi nessuno. Io vado apposta perché me l'avevo già detto prima. Vabbè, ha preso un giocatore, sai, un giocatorino. Sì, vediamo, un bel difensore. No, un giocatore al Manchester United... Tuan Zebe, credo si chiami. Che in realtà... Tuan Zebe. Tuan Zebe. Quanto è bella. Vabbè. Allora, mentre chiediamo al nostro Andrea Piazzola di prepararsi, così lo dico anche alla regia, torniamo un attimo sulla Salernitana, ma rispondiamo al telespettatore Alberto. Ci aveva scritto già settimana scorsa. Ci aveva chiesto se avremmo dato qualche aggiornamento sulla vicenda salernitana. Può chiedere all'avvocato Paolicelli di spiegare in modo semplice che cosa vuol dire trust e a cosa serve? Ho provato a capirne di più facendo ricerche in rete, ma mi confondo ancora di più. Potete fare degli esempi semplici? La vicenda mi appassiona molto e vorrei capire di più. Grazie, continuate così Alberto. Però ti chiedo di essere come... a scuola, allora, ai bambini, ma molto questo strumento che è il trust, a che cosa serve? Banalizziamo il concetto. Io ho una scatola, metto dentro questa scatola il mio cellulare e dico a due soggetti o a un soggetto di gestire il mio cellulare senza che io sia più il proprietario. Questo è il trust. Nel momento in cui quel soggetto venderà il mio cellulare, darà a me i soldi della vendita. Il è trust sostanzialmente è lo strumento, il soggetto, i soggetti sono i trustee. I trustee. È sostanzialmente spogliarsi della proprietà di qualcosa e dare la gestione a un terzo estraneo a me, di quel che bene. Curi però i tuoi interessi curando i miei, esatto, interessi. Poi lì, allora, se dobbiamo andare oltre, allora, e poi ci sono gli atti del trust, che sono gli atti che gestiscono, secondo quelle che sono le indicazioni, l'immobile, il bene o qualsiasi cosa che è stata immessa all'interno del trust. Che, Alberto, se non va mi bene... Mi auguro di essere stato chiaro. la mettiamo in contatto direttamente con l'avvocato Paolicelli, che adesso ci dice per un attimo solo, avvocato, ve la prego, abbiamo 5 minuti alla fine della trasmissione e dobbiamo andare da Andrea Piazza. Allora, ascolta, dici la situazione attuale invece della quello, vicenda salentana, che tu che segui so, perché sono sei l'avvocato già stati chiamati, io sono l'avvocato del fondo, sono già stati chiamati alcuni soggetti a sommare informazioni in procura
a Salerno, a Roma ancora nessuno, a Salerno sono già stati sentiti. Ricordiamo perché il fondo che tu, che io rappresento, che tu rappresenti, mi ha dato l'incarico di depositare tutto dall'inizio, aveva fatto proprio un'offerta superiore rispetto a quella che ha fatto Iervolino, che si è portato a casa la Salernitana. E voi avete chiesto: ma perché, visto che noi abbiamo offerto di più? E aggiungo, questa, ecco, e aggiungo un altro particolare, e aggiungo un altro particolare che è sconvolgente. Iervolino ha acquisito la Salernitana con una società neocostituita e che era inattiva fino ad ottobre e che aveva un capitale sociale di 10.000 euro, questo come dichiarato da loro. Il capitale sociale, o meglio il patrimonio gestito dal fondo che rappresento io, è di 350 milioni di euro. Qualche risposta qualcuno dovrebbe arrivare. E continueremo a seguire. È stata Salernitana 10 milioni. 4 minuti alla fine, area sport, seconda parte, volerà il nostro Andrea Piazzolla. Sigla, andiamo. È stata una settimana ricca di emozioni, quella che si sta per concludere, emozioni che sono arrivate dal tennis e anche dallo sci alpino. Partiamo con il tennis, è il duo Berrettini-Sinner che si è portato a ridosso della finale facendoci sognare tutti agli Australian Open. Guardiamo il tabellone, che ovviamente è da aggiornare con le gare delle semifinali che si sono giocate nella notte australiana. Sinner si è fermato ai quarti di finale perdendo per 3-7-0 contro un grandissimo Tsitsipas, mentre Berrettini, vincendo per 5-7 contro Monfi, è approdato in semifinale. Si tratta di un risultato storico, perché mai nessun altro italiano ha raggiunto una semifinale degli Australian Open. Ovviamente però poi in semifinale, come tutti sappiamo, Berrettini ha perso in 4-7 contro Nadal. La finale degli Australian Open sarà tra Nadal e Medvedev, che tra l'altro ha vinto contro Tsitsipas sempre in 4-7. Passiamo ora invece allo sci alpino, perché lo scorso weekend la Coppa del Mondo era di scena a Cortina. È successo veramente di tutto, da una parte gioia e dall'altra parte dolori, perché il 22 gennaio Sofia Goggia ha infatti trovato la sesta vittoria stagionale in Coppa del Mondo, un risultato che, come possiamo vedere, la porta al secondo posto con ben 17 vittorie conquistate in Coppa del Mondo, 12 in discesa libera e 5 in Super G, e si porta ad una vittoria da Federica Brignone, che è a quota 18. I dolori invece sono arrivati il giorno successivo, il 23 gennaio, perché purtroppo nella gara di Super C, tra l'altro vinta dall'italiana Curtoni, la Sofia Goggia è purtroppo caduta malamente a 100 km orari, subendo un infortunio comunque di una certa entità, perché comunque l'ATAC ha confermato il trauma distorsivo del ginocchio sinistro, una lesione parziale del legamento crociato, una piccola frattura del perone e anche una sofferenza muscolo-tendinea. Vedremo come recupererà, perché si spera ovviamente adesso che parteciperà alle Olimpiadi, che sono in programma tra l'altro la sua gara per il 15 febbraio. I medici dicono che probabilmente potrebbe essere in gara il 15. Sicuramente non la vedremo come portabandiera a Pechino, perché doveva essere lei, invece l'hanno sostituita con Michela Moioli, la campionessa attuale olimpica in carica per quanto riguarda lo snowboard. L'ultima grafica invece riguarda proprio la spedizione azzurra a Pechino 2022. La spedizione è pronta, saranno 118 gli atleti che partiranno per Pechino, suddivisi in 46 azzurre e 72 azzurri. Grande Andrea, tra pochi secondi per i saluti, grazie mille. Allora, Torino Top News, molto bello anche questa volta, ironico, simpatico, il pezzo firmato da Carlo Bonerba, che parla proprio della puntata di questa puntata, esatto. Sì, tra Pallo Nazionale e Super Botti di mercato, abbiamo fatto anticipazione, ha parlato di Beppe, insomma, come l'avrebbe presa questa notizia di Vlahovic alla Juve, perché so che lui comunque è un pochino allergico agli acquisti da Juve. E insomma, abbiamo parlato appunto di quanto sarebbe successo questa sera, quindi
del ritorno di Rampanti, di Melmenzio. Tutti rappresentati nel pezzo che ha scritto Carlo Bonerba grazie alla collaborazione con Torino Top News. Tra l'altro ancora complimenti per la presentazione del libro di Carlo Bonerba, Cronaca di un amore non corrisposto. Questa sera è stato protagonista alla biblioteca Arduino di Moncalieri, la presenza del sindaco Montagna, dell'assessore Laura Pompeo, l'assessore alla cultura, grande interesse da parte del pubblico, è veramente da leggere, bravo, complimenti. Grazie mille. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa puntata, ricordiamo anche, eccolo qua, un anno in Piemonte del nostro Beppe, da chi vado? Da Riccardo, un anno in Piemonte del nostro Beppe Gandolfo, NC Communication, grazie. Allora, noi non ci vediamo venerdì della prossima settimana, ci ritroveremo venerdì 11 febbraio a partire dalle ore 21, non dimenticatelo. Grazie veramente a tutti, grazie a Melmenzio, direttore del mercoledì, grazie a Serino Rampanti, tutti i mercoledì 18:30, diretta Facebook, Calcio in Faccia, non perdetevi questo appuntamento, grazie ad Enrico Aiman, all'avvocato Francesco Paolicelli, vado in ordine per la regia, grazie a Carlo Bonerba, grazie a Paolo Oriente, grazie all'avvocato Antonio Foti, grazie, certo, grazie al colonnello Marco Pastore, salutiamo Napoli perché gli amici di Napoli ci seguono quando lui è qui con noi, ma anche quando lui non c'è. Grazie a Marco Crepaldi, redattore di Bizzona.it, grazie a Sebastiano Consentino, andiamo da Andrea Piazzolla che è a Siena in questo momento, goditi la serata, esci caro Andrea, tu che puoi, ci vediamo l'11 caro Andrea, buonanotte a tutti, grazie alla regia, Alessandro, Franco, Davide, grazie a Riccardo, ancora un saluto a Maurizio Gallo, buonanotte a tutti anche da Clara Vercelli, ciao! Area Gol in collaborazione con Spea, produzione di macchinari per il collaudo di microchip e schede elettroniche. Samec Automation System, Italian Touch. Max Porte, ogni porta un'idea.